cosa ci mettono dentro. Per cui io consiglio di farli in casa. E per questa ricetta, se la vuoi, lasciami un commento e io ti risponderò. Intanto, vedi, in realtà sono simili a quelle che si trovano nel supermercato, però sono decisamente più casalinghe, se non altro.
Sono diverse parti di patatine attaccate. Naturalmente, quando le cose sono fatte in casa, sono artigianali, non vengono mai perfette.
la bustina sia un po' rimpicciolita, nel senso che le patatine che erano sotto si sono tutte quante spezzettate in pezzetti molto piccoli, quindi faccio un po' fatica a farne uscire il suono. Sapere come l'ho realizzate, chiedimelo nei commenti e io cercherò di scriverti la ricetta.